Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che stia trascorrendo una splendida giornata. Questo video lo vedete la mattina, ma io l'ho registrato la notte precedente perché appunto sono in trasferta. In questo video voglio parlarvi di Arthur Theat, giocatore classe 2000 del Bologna, che presto potrebbe firmare per il Rennes. Volevo appunto analizzare in questo video questa situazione perché secondo me potrebbe vedere il tutto interessati due altre società. Però prima di andare a questione, quindi parlare del calciatore, ovviamente, o meglio, non tanto del calciatore quanto di questo ipotetico trasferimento, mi raccomando come sempre di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche, perché è l'unico modo che avete per rimanere aggiornati in tempo reale sui contenuti che vado a pubblicare. Inoltre, qui sotto l'info box trovate il link al mio canale Telegram, dove si parla di calcio a 360 gradi, senza colori né di maglia né di bandiera. Inoltre, tenete sempre d'occhio anche la playlist presentazione dei calciatori, perché troverete pane per i vostri denti calciofili. Inoltre, mi vedete con questa super mega illuminazione, ma purtroppo la situazione è quella che è, e quindi insomma vi beccherete il mio faccione ben illuminato, forse anche troppo. Però appunto parliamo di questa situazione che riguarda appunto Arthur Theat, giocatore appunto classe 2000, difensore, che viene dato per vicinissimo al Rennes. Bene sì, perché la società francese sembra che dovrebbe sborsare una cifra attorno, intanto passo di camion, una cifra attorno ai 18 milioni per assicurarsi le prestazioni del giovane calciatore, un giocatore che nella passata stagione si è guadagnato la titolarità nella difesa a 3 del Bologna, un giocatore che è cresciuto esponenzialmente e che appunto ha attratto l'interesse da parte del Rennes. Vi ricordo che per il giocatore si era mosso anche il Milan, quantomeno a livello di interesse. Per la successione si parla di Jean-Luc Houmy, difensore del Genk, che in passato era stato accostato anche all'Atalanta, un giocatore giovane, forte fisicamente, che però interpreterebbe il ruolo in modo diverso rispetto ad Arthur Theat, una cifra appunto che si aggira attorno ai 18 milioni, quella che incasserebbe il Bologna. Però al netto della questione mi è venuta in mente una riflessione: il Bologna deve comunque rimpolpare il suo reparto di difesa, perché secondo me giocatori come Bonifazi, come Soumaoro, come l'eventuale innesto di Lukumi non sono sufficienti per diciamo garantire a Mihajlovic un reparto di difesa bello solido e tosto per la Serie A. Allora mi è venuto in mente un piccolo collegamento, vale a dire quello che unisce Bologna e Juventus, una Juventus in primis che si era interessata ad Arnautovic e ancora sembra interessata, una cifra ipotetica potrebbe essere quella di 4 milioni di euro. In più la Juventus ha girato in prestito Cambiaso appunto al Bologna. In passato si era parlato di un altro calciatore della Juventus che era entrato nel mio del Bologna, vale a dire Daniele Rugani, difensore che comunque adora occupare il ruolo di quarto centrale a Juventus, ma più volte si è parlato di una cessione. Il procuratore del calciatore ha detto: non c'è fretta nell'andar via, non c'è una vera e propria intenzione di andar via, però quando ci fossero le condizioni, secondo me il giocatore potrebbe lasciare la Juventus. A livello generale, se noi andiamo magari a defalcare gli 8 milioni di euro che ipotetici che il Bologna verserebbe nelle casse delle Genk per Lukumi, rimarrebbe un piccolo budget da investire per Daniele Rugani. L'unico scoglio potrebbe essere l'ingaggio, perché se non ricordo male prende 4 milioni di euro netti a stagione, insomma una bella cifretta se non mi ricordo male. Però bisogna vedere appunto le montate della Juventus, perché la Juventus è ancora sul mercato per un nuovo centrale, si parla di Milenkovic. Quindi un'eventuale cessione di Rugani
potrebbe in parte finanziare un'operazione Milenkovic. In questo modo potrebbe essere un processo win-to-win per tre club. In primis per Milenkovic, o meglio, in primis per il Bologna, perché si assicurerebbe con la vendita di un calciatore due difensori. In secondo luogo la Juventus, perché andrebbe a cedere un esubero per poi investire su un giocatore che è conteso anche dall'Inter. Comunque Milenkovic è un giocatore giovane, esperto per l'Italia, un prezzo abbordabile, si prende su 15 milioni di euro, quindi una volta che tu magari incasseresti quei 10 milioni orientativamente per Rugani, andresti a mettere un piccolo budget per appunto assicurarti le prestazioni di Milenkovic. Di contro la Fiorentina andrebbe a cedere un calciatore che comunque da anni è dato quasi per partente, e questo posto vacante di Milenkovic potrebbe idealmente essere ricoperto da Pershurs. Io ho fatto già il video su Pershurs, mi raccomando, se non conoscete il giocatore andatelo a vedere, anche perché, piccola chicca, già 2 anni fa parlai del calciatore, feci un video sull'Ajax e mi è venuto in mente che appunto parlava di questo Pershurs, e fondamentalmente nel video che ho fatto ultimamente, dove lo presentavo appunto in ottica del Bologna, perché anche il Bologna potrebbe dirottarsi eventualmente su Pershurs qualora dovesse andare male Lukumi, perché ripeto, Lukumi è un'opzione, già appunto parli di Pershurs, e fondamentalmente nel video registrato ultimamente ho confermato quello che dicevo 2 anni fa, involontariamente, perché neanche ricordavo di averlo fatto quel video. Quindi una sorta di Delict in versione alfa o beta, secondo di come la pensiate, che potrebbe essere appunto interessante per il Bologna e per la Fiorentina. Quindi, andando a riassumere, e mi raccomando, poi sotto nei commenti voglio la vostra, voglio sapere la vostra opinione, immaginiamo questo scenario. Il Bologna cede Teat, potrebbe tirare su Lukumi, Barashurs, eventualmente su Nino Rugani. La Juventus con quel tesoretto andrebbe a virare su Milenkovic, e la Fiorentina poteva andare a virare addirittura su Pershurs qualora il Bologna non affondasse il colpo, anche perché l'Ajax potrebbe cederlo per 10 milioni di euro, però allora il Bologna e anche il Torino stanno un pochino optando per un'opzione prestito con diritti di riscatto. Dubito che Lancieri dicano sì a questa opzione, ma staremo a vedere. Comunque, se dal punto di vista tecnico, che puramente gossiparo calcistico e mercataro, però questi domini, questi ritorni di fiamma, come magari potrebbe essere un Rugani per il Bologna, ragazzi, un pochino potrebbero essere veritieri, anche a livello insomma di costi. Mi raccomando, tifosi del Bologna, Fiorentina, Juventus e tutto, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Come sempre, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate le campanelle di notifiche per rimanere sempre aggiornati. Passate una domanda su Telegram e date sempre un'occhiata alla playlist presentazione di calciatori. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!